Benvenuti all'appuntamento con le nostre breaking news. Ponte Buriano, ennesimo incidente, i residenti scrivono a Teletruria, è successo esattamente come qualche giorno fa, è colpa della segnaletica, alla fine ci scapperà il morto. Purtroppo non è la prima volta che succede che in prossimità dello svincolo per il nuovo ponte ci sia un incidente. Questa volta, questa sera, l'incidente non è stato grave, però la popolazione residente è piuttosto nervosa e chiede alla provincia di intervenire sulla segnaletica. Andiamo avanti con le indagini sulla vicenda del monossido sprigionatosi dal riscaldamento nella chiesa di Pergo di Cortona. Le famiglie sono pronte a presentare un esposto autonomo. Per ora la procura va avanti per l'inchiesta che ha portato comunque all'intossicazione di circa una trentina di persone. Parliamo di sanità, il nuovo anno porta nomine anche all'interno dell'ospedale. Andrea Romani di fatto è il nuovo responsabile capo dipartimento delle chirurgie specialistiche, prende il posto di Michele De Angelis che è andato in pensione. Al posto di Michele De Angelis come direttore dell'unità operativa arriva Filippo Annino che per anni è stato il suo, diciamo così, pupillo, enfant prodige. Ma siamo in attesa anche di sapere chi sarà il nuovo direttore della centrale del 118. Tutt'oggi retta da Simone Nocentini, mentre ci sono anche altre nomine in vista, così come altri concorsi che devono essere portati a termine. Tra queste molto attese anche la nomina del nuovo direttore del Dipartimento dell'Oncologia. Gli aretini sperano ovviamente che vada all'aretino Carlo Milandri. Ed è tutto per le breaking news, grazie per averci seguito e arrivederci.